discussione interessante. Le meteo come sono? Ma le meteo qui è abbastanza buone, in giro c'è nebbia un po' diffusa ovunque, specie nel nord, con riduzione di visibilità. Standard. Standard, sì. Per cui cerria e nella nebbia. Cerria nella nebbia. Il briefing pre-volo viene fatto prima di qualsiasi volo, a meno che i piloti non stiano montando d'allarme e dunque al suono della sirena si parte, e tutto quello che è stato fatto prima serve per fare l'esperienza, che poi per aria fa sì che tutto si svolga con sicurezza. Invece, per qualsiasi altra missione d'addestramento, noi facciamo un briefing che ci serve per capire su cosa bisogna concentrarsi di volo in volo e di volta in volta. Vediamo un attimo, stiamo provando le ground procedure per uscita in scramble QRA, per cui cerchiamo di fare un qualcosa a terra di sicuro al tempo stesso veloce. Cerchiamo di concentrarci poi sia per aria che per terra con le radio calls che devono essere precise e puntuali. QRA procedure dunque a terra e anche in volo per l'uscita, e qua una volta invece in zona cerchiamo di targettare tutti i groups che possono essere un fattore per noi altri. Serve avere ben chiaro in testa cosa si vuol fare, quali sono gli obiettivi, dunque gli oggetti della missione a terra e per aria, perché una volta che si va in volo chiaramente si farà di tutto, i due piloti, oggi nella fattispecie del volo, o i piloti che appartengono alla formazione cercheranno di fare il loro meglio per riuscire a centrare gli obiettivi che ci si era prefissati. È chiaro che però per aria non succede sempre quello che uno vorrebbe succedesse, dunque il fare il briefing prima e prefissarsi un qualcosa di preciso serve, una volta tornati a terra, capire cosa non è andato male, su cosa probabilmente bisogna fare più attenzione e eventualmente andare a correggere appunto le procedure a terra e per aria. A terra comunque saremo con i pantaloni indossati dell'ANTG, senza la giacca, la quale poi vedremo dove la mettiamo. Decollo lo faremo a 20 secondi, uscita gate, e dopo la vediamo un attimo meglio. Faremo in uscita un weapon system check, io che comunque sarò dietro di te lo farò su di te e tu lo farai su un opportunity target uscendo. Un face check e un GX entrati in zona. Oggi noi siamo impegnati in una missione durante la quale si va a simulare un'uscita in scramble di due aeroplani che dal mese di dicembre in effetti ricominceranno a garantire la salvaguardia dello spazio aereo italiano. Cosa significa questo? Significa che come tutti i giorni lo spazio aereo italiano è difeso da degli aeroplani che sono costantemente a terra 24 ore al giorno per 365 giorni all'anno, i quali nel caso un vettore non autorizzato, civile o militare, stia per entrare nello spazio aereo di interesse appunto dell'Italia, vengono scramblati, vengono mandati verso questa traccia per riconoscerla, capire quanto può essere minacciosa. Oggi simuleremo una giornata di allarme nostro, per cui il jacket lo lasceremo sulla scaletta fuori dall'aeroplano, l'helmet lo mettiamo sul rail destro, e oggi comunque indosseremo i pantaloni. Perché vogliamo stare vicino, i guanti li mettiamo come vogliamo sul cockpit, non avremo comunque una luce d'emergenza né la macchina fotografica. Oggi probabilmente faremo finta di stare a passeggiare nei pressi degli aeroplani, e in una giornata classica in cui si monta l'allarme. Cosa significa? Che al suono di una sirena l'aeroplano deve essere messo in moto dal pilota, e chiaramente lo deve raggiungere, si deve sedere, si deve legare, deve accendere gli apparati, deve accendere poi l'aeroplano, deve riuscire a decollare entro il tempo massimo previsto. Adesso vediamo un attimo invece, una volta che suona la sirena, cosa noi veramente dobbiamo fare. Saremo vicino agli shelter comunque, perché oggi si va a simulare, la sirena suonerà. Io sono nella zona del piazzale. Tu sei nella zona del piazzale, saremo comunque insieme, una piccola corsa la simuliamo lo stesso, anche se abbiamo già i pantaloni indossati. Comunque coloreremo gli shelter rispettivamente, per me lo shelter 2 e tu il piazzale, a meno che non riescano a liberare lo shelter 1. Quello che si vedrà è una sirena che suona, due piloti che vanno agli shelter, corrono, salgono
si mettono prima i vestiti, l'equipaggiamento di volo completo che serve sempre in questa macchina, ci si legherà nell'aeroplano e vedrete una forte collaborazione fra lo specialista che verrà briefingato ancora da noi altri prima di andare all'aereo. Gli specialisti dovrebbero essere tre per macchina, chi mette in moto il carrellone, chi il convertitore statico, il pilota invece chiaramente si occupa di accendere tutto quello che deve accendere nell'aeroplano. Cerchiamo di fare tutto in estrema sicurezza, non facciamoci prendere dalla fretta assolutamente. Spero possibile non ci abbiamo altri aeroplani spare, per cui o andiamo noi altri oppure non va nessuno. Se se ne rompe uno comunque la missione si fa, l'uscita si fa lo stesso e si sicura. Per il decollo, l'abbiamo detto, lo facciamo a 20 secondi in trail, però proviamo un uscita gate, dunque in max rate tutte e due, tu partirai per primo, 550 nodi con 5 gradi muso alto, dunque questo significa che arrivando a 520 nodi tu cerchi di prendere i 50-60 gradi di muso alto, dunque l'aeroplano sarà estremamente impiccato, io cercherò di seguirti e farti chiaramente un lock per fare un'uscita comunque in trail radar. Una volta che i sistemi sono a posto, il tettuccio verrà chiuso, verrà messo in moto la PU che permette poi ai motori di essere avviati. Una volta che l'aeroplano è a posto per lasciare lo shelter o il piazzale, verrà chiesta comunque l'autorizzazione alla torre per lasciare il piazzale e ci si dirigerà verso la pista di decollo in uso chiaramente in quel momento. Dopo l'atterraggio non abbiamo comunque armamento reale da spinare. E torneremo dunque verso lo shelter, penso anzi torneremo in linea rispettivamente, perché emergenze siamo insieme, speriamo di andare insieme, dovessimo andare da soli c'è comunque la SOR e una volta per aria ci sono sempre anche gli F-16 che ci potrebbero dare una mano. L'uscita sarà un'uscita estremamente veloce e rapida, l'aeroplano verrà dunque fatto accelerare con due motori in piena combustione fino a una velocità di circa 550 nodi, poi lo vedrete magari non tanto anche in lontananza assumere un assetto estremamente cabrato sui 60 gradi muso alto fino a quando l'aeroplano dunque andrà a intercettare una velocità di Mach 0.93, significa più o meno a quel punto fare 18 km al minuto. Ecco, e proprio in quel momento quando l'aeroplano dunque assumerà quell'assetto e quella velocità, il controllo dell'aereo passerà in mano ai controllori della radar di terra della difesa aerea, i quali appunto sono l'organo preposto a controllare noi altri una volta che siamo per aria e a indirizzarci verso questa traccia. Il compito essenziale del GCI a terra, noi qui abbiamo sia a Quercia l'appoggio ballone che a Ferrara due centri molto, molto importanti della difesa aerea di terra, i quali ci indirizzeranno verso questa traccia, ci diranno come noi anche ci dobbiamo comportare nei confronti di questa traccia, che tipo di traccia è, che minaccia ha anche, perché noi chiaramente dobbiamo essere preparati in base al tipo di minaccia che stiamo andando a affrontare, delle tattiche di volo da usare per intercettarla. Senti, scusa, ce l'hai identificata la 631? Sì, comandante, faccio sapere subito. Il 21esimo gruppo radar è inserito nell'organizzazione dell'aeronautica militare come centro di avvistamento, riporto e controllo della difesa aerea italiana. Noi produciamo sicurezza e la produciamo tenendo costantemente sotto controllo lo spazio aereo italiano e espletando funzioni di avvistamento di tutti gli aerei che lo interessano, eventuale identificazione, riporto agli enti superiori che sono preposti alla valutazione dell'eventuale minaccia e controllo degli intercettori in volo. Un Alfa Delta 8 è il 963. Sì. Nazionalità? Italiano. Okay. Grazie. November 35 Whiskey Alpha in Siena Cage 1029 and Francisco Lever 6 Se un aereo interessa lo spazio aereo italiano di competenza del gruppo radar, viene avvistato, viene inserito nel sistema di difesa aerea NATO, quindi identificato, ove l'identificazione sia possibile attraverso piano di volo, attraverso codice IFF, attraverso il comportamento dell'aereo, attraverso il contatto radio con l'aereo stesso,
viene identificato, viene inserito nella fotografia che noi forniamo istante per istante al centro di comando e controllo, e ove questo aereo non sia autorizzato, il centro di comando e controllo può decidere l'azione tattica. Forse non c'è qualche altro che dentro la terza, come il Cina. Vedi? C'è qualche altro che dentro la terza. North, northwest, 4,500 feet. Roger, report my approach fix, Noi produciamo sicurezza dello spazio aereo mediante due grosse linee di produzione, che sono la linea sorveglianza, dove intervengono l'ufficiale all'identificazione, ovvero sia l'ufficiale responsabile della identificazione di tutti i velivoli che interessano lo spazio aereo nazionale di competenza del gruppo, e un ufficiale addetto alla produzione tracce, che è il gestore dei sistemi d'arma in dotazione al mio reparto, ove per sistema d'arma si intende un sistema radar complesso, e produce la fotografia e la invia all'ente sovraordinato per la valutazione tattica. Dunque, vediamo un attimo, noi dopo decollo andremo verso il mare e vireremo verso Bolsena per andare a interessare la Romeo 48. Dell'uscita standard abbiamo parlato, riprenderemo il Tacan se c'è la fanfara invece, e poi andremo col vettore per raggiungere la zona. I Veltro invece dovrebbero arrivare direttamente da Cervia. Comunque per un livello alto. Quindi livello alto, benissimo, perfetto, dopo scendiamo. Sì. Invece se venisse Daniele da Torino, chiaramente sta arrivando da nord, lui da Genova, poi probabilmente chiederà un Firenze e l'inserimento da noi in Romeo 48. Bene. Vediamo un attimo l'air work, quello che ci hanno chiesto anche i Veltro per dare addestramento sia a loro che a noi. Allora, il primo esercizio, noi saremo training day per loro, per cui il dado sarà red e il Veltro sarà blu. Dunque, lo scenario che noi abbiamo pensato, noi apparteniamo, simuliamo dei MiG-29 che decoleranno da una red land che sta a sud, loro invece appartengono a blue land, e nella parte cuscinetto è stata dalla NATO istituita una no-fly zone che sarà da loro protetta, dunque il CAP, il FAO Ops da parte loro. Noi invece andremo sotto e cercheremo di disturbarli più che possiamo, chiaramente. Questo è il grosso deve stare qui dentro. Quando questo atterra, questo escono da qui dentro. Ove sia necessario un intervento vero e proprio, si utilizza la linea delle armi. La linea delle armi, che è composta da un fighter allocator, da un supervisore e da due o più interceptor controller, che sono gli effettivi occhi del pilota, che hanno come compito quello di direzionare il velivolo intercettore verso la minaccia individuata e di portarlo in posizione utile per effettuare quella che è la sua missione, che può essere di volta in volta identificazione visiva o, a seconda dei casi, può essere una scorta, un allontanamento o azioni similari. Sì, abbiamo la zona di Lima 065 e una autorizzazione di pompa. Dopo l'11 settembre i sistemi di difesa aerea nazionale si sono resi conto che il nemico poteva non vestire più un uniforme da combattente, ma utilizzare dei mezzi asimmetrici per compimento di azioni criminose o criminali. Quindi alla minaccia classica si è aggiunta una minaccia di tipo trasversale, e
che purtroppo rispetto alla minaccia convenzionale ci vede sfavoriti, in quanto si può manifestare in qualsiasi momento in qualsiasi parte dello spazio aereo. La repentinità con cui la minaccia può presentarsi e la necessità di contrastarla nel più breve tempo possibile ci impone dei tempi di reazione che sono molto ristretti. Aspetta, va bene? Comunque va molto bene. Oh, questo qua è veramente buono, ma era la dimensione mia della maschera di prima? Sì, 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 era quello. Questo qui l'avete. Perfetto, benissimo. Adesso no. No, non è tranquillo. Oh. Qua. Sì. Data. Perfetto. Grazie. Riusciamo a farlo entrare dentro? No, ragazzi, questa la porto. Sì, guardi. Sotto casco. Checklist. Se non. Questo qua lasciamo qua e vediamo qua. Per diventare pilota è innegabile che servono alcune caratteristiche fisiche che comunque non sono assolutamente nulla di trascendentale, visto che il mondo intero pensa noi piloti siamo una specie di Superman, e questo assolutamente non è vero, perché lo screening fisico a cui si va incontro è uno screening che può essere superato da persone assolutamente normali, come in effetti tutti noi siamo. Un'altra cosa importante è che la passione comunque deve riuscire a sostenerti in tutta la tua vita in aeronautica come pilota, appunto perché le difficoltà comunque si presentano sempre, le selezioni ci sono sempre, le sfide ci sono sempre, devi riuscire ad affrontarle con serietà e convinto comunque di riuscire ad andare oltre a qualsiasi cosa ti si presenti davanti. Parto 01, sei arrivatissimo. Pisa blu? È cavocchè, rivista cavocchè. Bene. Checklist ce l'avete? Sì, ce l'ho. PIV maps? Tutto a posto, person keep, vale vedere se vestiti? Sì. A posto. C'hai del 4-7 sul piazzale 1. Che è il tuo. Che è Federico. Sì. E il 4-5 non c'è il 2. Che è Gavazzo. Piazzale 1 è rimasto. Sì, sì. Bene. Chris Codd sarà bravo. Sì. Ci sono i para a forcoli, capannoli. Sì. Non mi si riesce. Eccoli là. Ma tanto la diamo 48, non ci avete problemi. Bene, esatto. I miei piloti sono altrettanto piloti motivatissimi come tutti i piloti dell'aeronautica militare. È chiaro che vanno incontro a sacrifici anche da un punto di vista personale e familiare ogni giorno, visto che l'aeronautica sempre più spesso è presente anche fuori dai territori nazionali per tipologie svariatissime di missioni umanitarie. Io mi metto assolutamente sul velivolo. Sei dentro la tasca? No. Allora. Problema. Questo è il mio, eh? Sì, io è. Bocca la guardia. Io tutte e due le pin già qua, giusto? Sì, già sostituito. Sì, le pins siamo rimasti d'accordo che. Va bene, sono d'accordo anch'io. Qua comunque c'è lo spazio. Va bene, c'hai. La maniglia mi sembra abbastanza insicura. Sì, capisci? Dai, non c'è niente. Guarda, perché l'alternativa tu dal casco sarebbe stato di metterlo dove? E dirò io di passartelo dopo.
lo poggi dietro, una volta legato te lo passa questo subito. Lo decidiamo poi magari in un secondo. Ma per... se ci troviamo bene per me. Max, dove hai messo tu il casco? Sul rail? A destra? Cioè, sì. Sì, ma magari lo tiri giù col piede anche. Guarda, io invece provo a destra come da standard briefingati stamattina, vediamo come. Allora, lasciamolo qua. Lì. Lasciamolo. Eventualmente succedesse che cade giù, quanta gente ho io sotto comunque l'aeroplano? Allora, tu sei con me. Allora, tu ci avrai io sono sotto alla MDP. Tu ci avrai massimo tre persone, qua. Uno a bordo e sì. Due sotto. Benissimo, dunque se cadesse mai il casco. Se cade, a meno che non si spacca, no, non fai te lo recuperiamo, casco, tu, non è un problema. Benissimo, perfetto. Io direi che sono a posto. Ok, dobbiamo scendere. Dobbiamo fuori tutto l'inchiostro, un macello. La bicchia, no, la bicchia, tutto quanto. Io se poi quando torno con la parte, che io faccio sempre così. Esatto. No, ma c'ho, c'ho quelle serie dentro, me le tengo qua, no, adesso. Poi vi darò anche il piano. Va, la chiari, vai, assolutamente sì. Il fatto che siano... che debba essere di un monoposto comunque ma ci indica fortemente e poi un attimo gli altri hanno dato una roba che poi ti ha fatto capire roba che non abbiamo visto che le donne che mi si appoggia il dovere che ci dice dopo non che un minimo di altri quando è che qualificano altri sei tutto sì, anche se la qualifica no, viene dopo per Pasqua si iniziano a fine novembre la qualifica arriva la qualifica quando faremo Pasqua poi dobbiamo fare un po' di pratica sicuro. No, ecco lo squadra elettrici 24, siamo a posto 4 e 4 abbiamo completato la post-tempo.